Rossella Cea va a Mosca raggiungendo un percorso lungo e luminoso in tutte le precedenti mostre italiane, sempre basate sulla caricatura, sull'ironia, sul sarcasmo. Si chiamerà Sogno e Fumetto, la mostra della pittrice, artista e scrittrice barese Rossella Cea, che approderà questo fine settimana al Meridian Art Center di Mosca, a due passi dalla Piazza Rossa. 12 le opere che verranno esposte dedicate al fumetto, proiettate su schermi multimediali. Su tutte un omaggio al fumetto russo con una interpretazione del famoso personaggio della spia Nika Chaikina, detta Red Fury. Si tratta di un gesto di stima e attenzione verso la cultura italiana da parte di un paese, la Russia, da sempre vicina al nostro territorio. Ho pensato di reinterpretare tutti i personaggi del fumetto mondiali, più famosi del mondo, che noi abbiamo sempre amato, anche dei manga. E quindi di creare questo progetto, questa mostra mia, in cui presento delle mie interpretazioni, appunto molto personali. Si dice spesso che il mondo del fumetto sia una prerogativa maschile, invece no, questa mostra dimostra che è esattamente il contrario. Sì, che una fumettista, ecco, abbia, diciamo, minor visibilità rispetto agli uomini, questo è anche vero, perché è un settore fortemente maschile ancora oggi, specialmente all'estero, quindi è anche contentezza mia, voglio dire, onore mio che sia stato riconosciuto anche fuori questo mio amore, ecco, questa mia passione per questo genere che ho sempre coltivato fin da quando ero giovane, diciamo. Se parliamo Mosca, per me vuol dire entrare in contatto con un mondo culturale completamente diverso, ma anche molto profondo e importante, perché loro hanno una tradizione importantissima da Dostoevskij a Rachmaninov, insomma, c'è stata tanta attenzione verso la cultura e verso l'arte in tutti i settori. Quindi poi questa mostra è mostra in questo periodo del Covid, grandissima apertura da parte loro.